Allora ragazzi, buongiorno, benvenuti su Source, un gioco molto, molto interessante. Da poco, da un po' di tempo, ha avuto una grande boom con la community italiana che vi farò vedere in questo momento. Eccola qui, la community che vi dicevo prima, della Source Italia Official Server, fatta da un mio amico in collaborazione con un mio amico. Che poi vi dirò come si chiamerà. Intanto vi faccio vedere come si preannuncia tutta quanta il canale Discord di questo canale, dove ci sono molte foto. Vedete, ci sono foto di chi è più avanti con i livelli. Ci sono screen di battaglie con pseudi giocatori mostri o giocatori, chiamateli come volete, da inserire. E poi qui abbiamo anche una signor guida. Fatemela trovare subito. Allora, aspettate. Ah, eccoli qua. Eccole qua. Le guide per principianti, guide eventi che ha fatto il mio amico Wolf, che vedete anche scritto qui sopra. Guide principali. Principianti perché quando inizi a giocare, sapete, il gioco ormai quando si gioca normalmente, soprattutto questi giochi un po' particolari, si va sempre a cercare di fare una via. Allora, cosa succede? In quella chat c'è tutto, c'è veramente tutto, ragazzi, dalla A alla Z, tutto quello che vi può servire per crescere eventualmente nel game. Allora, cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere i primi passi. Questo è Dark, sì, Dark Souls. È Source. Non confondiamolo con Dark Souls perché se no andiamo in difficoltà. Poi se un giorno porterò anche quella. Allora, il gameplay è molto facile, molto semplice, soprattutto anche perché è automatico. Quindi tu devi scegliere soltanto chi mandare in guerra. Scegli la strategia giusta e poi vai avanti. Quindi è molto molto facile. I primi personaggi sono questi. Poi metti la velocità per 2. Quindi anche la velocità per 2 è già è una cosa in più, perché lo puoi già valorizzare immediatamente. Ecco, in questo momento abbiamo perso. Lui ci dice Morihiro. Ok, andiamo. Lui giustamente ci dice li devi potenziare. Ok, andiamo a potenziare fino al livello 7. Se riusciamo anche l'altro, no? Abbiamo poco materiale. Poi qui abbiamo lo screen gratuito di un personaggio. Quindi andremo a vedere. Questa è fortuna. Comunque, normalmente l'ho preso anche io la prima volta nel mio account principale, che poi vi faremo vedere con calma. Ora andiamo a fare la battaglia. Qua sono 3 contro 3. Io riesco a metterli così. No, ma qualche cosa perché li vedo meglio. Gesti così. Ora vediamo cosa succede. Ed eccoci qua che riusciamo a vincere molto facilmente. Beh, anche normale. E quindi diciamo, vedete, però non lo possiamo fare perché l'ho fatto prima. Però vabbè, ho fatto quello che loro, cioè quello che ti dovrebbero far vedere, l'ho fatto prima. Però vabbè, dai, questo non è un problema. Ora facciamo combattere, vieni molto velocemente. Hanno delle qualità molto specifiche alcuni, quindi e voilà, siamo riusciti anche a fare un 4 contro 3 tranquillamente. Anche perché i giocatori che si hanno adesso in questo momento sono molto più. Andiamo anche a vedere. Allora, quando. Oppla, no. Allora, quando comunque prenderai il nuovo personaggio, andrai qui su guide e ti darà dei premi.
questi due premi qua, uno sono le gemme e questo qua vedi rosso, poi vi farò vedere a cosa serve più avanti. Giustamente uno dice quella che serve, non vi preoccupate, dopo lo faccio vedere. Allora, potenziamo anche lui, livello 7. Andiamo a potenziare l'altro personaggio, livello 7, livello 4, costa un po' di più. Portare livello 7 e ora andiamo in battaglia. Quindi facciamo battle, abbiamo la seconda battaglia, possiamo anche fare questo. Quindi possiamo anche posizionarli in modo differente, così, e fare via. Ovviamente questo qua è un imprinting iniziale, eh? Poi dopo faccio vedere con le guide cosa tocca, cosa tocca fare, cosa non tocca fare, così da capire meglio poi piano piano, piano piano. Allora, per il momento facciamo, ah, eccolo qua, vedete, abbiamo vinto anche lui, ora portiamo, siamo riusciti a portare livello 6, lui è molto forte, lui mi piace, non fosse che è classificato non male, per me è sbagliato, però ognuno lo vede a modo suo. Allora, come dicevamo prima, possiamo farle così. Questa qua è una seconda tattica. Comunque l'arciere lo metti dietro, le guerre lo metti davanti e va bene così. Fai comunque lì. Finché non abbiamo che ci guarisce, che poi li vedremo più avanti, vanno bene. Poi cercheremo di potenziarli un'altra volta. Ora intanto vediamo finché non ci dà l'errore che abbiamo perso e così. Vi faccio vedere piano piano, finiamo anche il tutorial game, perché anche quello è importante, per carità, anche se alcune cose se le perdono nel game, dico, ma portiamo a un livello decente, ma anche loro devo portarli a un livello decente. Allora, immaginate che io questo e questo qui nell'altro account, quello originale, li ho un livello un po' più alto, perché comunque fanno il loro. Anche lui ce l'ho parzialmente alto, non altissimo, ma ha sempre un buon livello. Comunque sono tutti e tre di un buon livello. Questo qui soprattutto mi piace molto, poi quello è discrezione anche del giocatore, anche se poi andremo a vedere sulla guida che è sbagliato utilizzarlo in certi casi, però in arti è molto buono. Dove sparirà, invece sparirà il nostro primo, che adesso è morto, sparirà, perché capirete poi piano piano che quelli là saranno più quelli sacrificabili, quindi anche quello sarà un altro step. Allora, per il momento mi fermo. Ci vediamo la prossima volta con un secondo video e per il momento vi lascio il link in descrizione con l'account originale, cioè l'account ufficiale del game, e quello per la nostra community italiana. A presto ragazzi e buon game!